Buongiorno e ben ritrovati con il TG di Canale 81 Lazio. Vediamo le ultime notizie a partire dal video postato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dove è in visita all'inceneritore di Copenaghen in Danimarca, e lui posta attraverso questo video un messaggio per la cittadinanza romana per spiegare i benefici che una struttura simile può portare anche nella capitale. Ho visitato il famoso termovalorizzatore di Copenaghen, ha detto il Gualtieri, un bellissimo impianto in grado di produrre energia pulita e calore per il riscaldamento, è divenuto un'attrazione turistica per la pista da sci e il percorso da trekking. Anche il termovalorizzatore di Roma sarà proprio così, moderno, efficiente e amico dell'ambiente, ha concluso il primo cittadino romano. Domenica dal bel tempo, quella di ieri, e dal clima primaverile, così molte località del litorale romano hanno visto una grande presenza di gente. In tanti infatti hanno scelto di passeggiare sulla spiaggia o pranzare al mare, sia sedendosi ai tavoli all'aperto dei ristoranti che magari mangiando qualcosa al sacco. Presenti anche tanti turisti stranieri, e le località che maggiormente hanno registrato le presenze sono state Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese e Ladispoli. Un pino è crollato nella scuola miglioramento di Anzio, sita nell'omonimo quartiere, nel pomeriggio di sabato scorso, e fortunatamente i fatti sono accaduti in un giorno dove appunto la scuola era chiusa e non c'erano bambini nelle classi. I fatti sono accaduti intorno alle 19.30 della serata dello scorso 17 febbraio, il boato è stato forte e tanto lo spavento dei residenti della zona che hanno fatto capire come fosse stato molto tempo che cercassero di segnalare la pericolosità di quell'albero alla dirigente scolastica dello stesso plesso. Per la giornata di oggi le lezioni in questa scuola sono sospese. Passiamo alla musica, perché Angelina Mango, dopo aver vinto il Festival di Sanremo la scorsa settimana, ha già definito buona parte delle sue date del tour che la vedrà protagonista il prossimo autunno, e molte di queste sono sold out, come ad esempio quella che era prevista a Roma. La Mango si sarebbe dovuta esibire, o meglio si esibirà, intanto il prossimo 11 ottobre, era previsto solo questa data all'Atlantico, i biglietti sono andati a ruba e così ne è stata aggiunta un'altra per il giorno successivo, il 12 di ottobre, sempre nello stesso club della capitale. Per il calcio la Roma vince 3-0 a Frosinone, sale così a quota 41 punti in classifica, la partita viene sbloccata da un gol di Hausen nel finale del primo tempo e poi chiusa dalle reti di Asmun al 71esimo e di Paredes al 79esimo su rigore. A Ciociari restano una buona prestazione e alcune grandi occasioni da gol sventate da Svilar nel primo tempo. La Lazio invece viene sconfitta 2-1 in casa dal Bologna, dopo essere andata in vantaggio con Isaksen e aver giocato un buon primo tempo dove poteva segnare anche altre reti, di El Azzuzzi e Zirkzee i gol dei rossoblù. Vediamo così il TG di Canale 81 Lazio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento ai prossimi notiziari.